Francesca? Perché è mezza rapida e quindi mi copre quando io mangio e poi mi copre tutto il periodo durante, cioè già un pasto grasso, no? E quindi mi copre Quindi, più tempo, esatto, più cose. cioè ci sono le persone che hanno bisogno di avere un maggiore livello di insulina anche dopo i pasti, in maniera tale da ottimizzare l'assorbimento di zuccheri. Quindi è possibile che per la colazione, per esempio, a Francesca basti l'insulina rapida. A pranzo, quando sta per finire l'effetto dell'insulina basale, lei ha bisogno di essere accompagnata meglio la cena. Guardate qua cosa succede. Abbiamo una piccola quantità di rapida e poi un prolungamento, una coda che le permette di arrivare alla cena quando farà di nuovo un'insulina rapida e inietterà l'insulina lenta che stabilizza per 24 Quindi la ore. somma delle due questa, no? Sì, la somma delle due. È chiaro? Facendo insulina non facciamo altro che mimare quello che il pancreas farebbe. Allora, nel caso di Piero dobbiamo mimarlo totalmente, al 100%, perché il suo pancreas non produce una quantità sufficiente di insulina. Nel caso di tutti quanti gli altri, ci sono dei momenti in cui il pancreas funziona, quindi un po' lo fa il pancreas stesso questo effetto, e un po' ha bisogno di essere aiutato. Quindi noi, il risultato finale quale deve essere? Il contenimento, insomma, Che le glicemie siano corrette evitare a picchi. qualsiasi costo, sia sostituendo completamente l'attività del pancreas, sia aiutando in qualche modo il pancreas, essendo complementari con quello che il nostro pancreas fa, per ottenere un risultato fondamentale unico, e questo ce lo dice qui il nostro glucometro, che è avere dei valori buoni, corretti di glicemia. Ce ne immaginiamo quali sono questi valori corretti? Brevemente si può sapere di me. Sui 110, Prima dei 90, pasti? Due 90, 90, 90, 90. Ore dopo? 93 è un numero proprio che va bene per loro che sanno di numeri. Facciamo 90 e passa la paura. No, prima dei pasti, dopo dei pasti? 140. 2 ore dopo. Ci possiamo stare? E questo lo dobbiamo ottenere a tutti i costi, quindi o facendo insulina completamente oppure aiutando il nostro pancreas, aiutando a fare quello che il nostro pancreas non riesce a fare. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it. È facile, sai, perché c'è una forte componente psicologica. Diciamo che fortemente questo progetto di educazione terapeutica utilizza, diciamo, l'aspetto biopsicosociale della cura del diabete, quindi che sono stati addestrati all'uso dell'insulina secondo le modalità dei singoli centri. Quindi sono stati addestrati come facciamo di solito noi ed entro 2 mesi entrano in questo percorso. Poi lo in team subito. Abbiamo fatto un progetto per la formazione dei team in diabetologia. Bene, il mio obiettivo è anche questo. È un obiettivo, vai Enrica, di costruire un team ETS di educazione terapeutica strutturata che sia praticamente ogni 30-40 giorni, questo lo potremo stabilire, potrà significare confrontarci sulla protezione del progetto, identificare quali possono essere le criticità e trovare delle soluzioni comuni, ma soprattutto condividere un percorso formativo che io e il gruppo che lavora con me, tutte le persone che pensano di dover dire qualcosa in termini di formazione ed educazione terapeutica,